quali potrebbero essere le chiavi delle finals ovvero quello che non ha avuto Varese in semifinale l'atletismo la forza, il post basso di attaccare 3, 4 e 5 spalla canestro, Xavier Cooks o Laseni o Mike Morrison per quanto riguarda il numero 5, il numero 3 Devin Oliver anche se può giocare da 4 un 3 grosso ma Pierre abbiamo visto essere davvero determinante in post basso contro tantissimi giocatori quindi la Dinamo può attaccare virtualmente per quanto riguarda il post basso il tiro da tre punti la Dinamo deve stare molto attenta perché come detto prima Wurzburg ha tantissimi tiratori specialisti uno su tutti è Florian Koch. Però Jordan Hals, che è il eh, miglior tiratore da tre punti della squadra, ma la Dinamo può fare male a sua volta con la circolazione di palla, con il tiro da tre punti. Quindi, sia per la Dinamo che per Würzburg, questa sarà una delle chiavi del match. E poi, ovviamente, è una partita di 80 minuti: si gioca non solo al Palasera di ma si giocherà sette giorni dopo anche in Germania. Quindi, i break diventano fondamentali. La consistenza, la continuità, che è forse è stata la, la più grande qualità della Dinamo in queste ultime partite è assolutamente fondamentale in una finale eh, di 80 minuti dunque la continuità all'interno delle due gare quali sono i giocatori chiave di Würzburg innanzitutto Jordan Alz che può partire anche dalla panchina è uno scoring point è un giocatore di striscia è un giocatore che può far molto male può fare tanti punti non ha grandissimo atletismo ma è un bianco che davvero ha delle mani fatate un po un piccolo Travis Dinner Xavier Cooks, australiano, aborigeno, atipico, grandissimo rimbalzista, va attaccato in post basso, però è davvero, come si dice, uno che non ti dà mai punti di riferimento, può andare a rimbalzo, può giocarti in uno contro uno, può, essere, eh, può correre in contropiede. Quindi molto pericoloso Xavier Cooks e Cameron Wells, l'anno scorso pensate, è arrivato in Italia, ha giocato all'inizio da playmaker avarese, volevano tagliarlo, poi si è fatto male eh, Maynor, ha giocato da numero due, è diventato uno dei giocatori insostituibili nella squadra di Kaya, adesso da numero 2 è diventato un giocatore fisico, un giocatore da palleggere a questo tiro, un giocatore che crea per sé e per gli altri, quindi fondamentale da guardia è Cameron Wells con il numero 22, però Wurzburg ha anche degli specialisti, degli specialisti Detto di Hals, Florian Koch tedesco, grande tiratore da tre punti, Mike Morrison che è lungo, che è un grande intimidatore che può stoppare, che può essere lungo, che difensivamente dà solidità e dà continuità alla squadra di Viecherer e poi Devin Oliver che è un giocatore come detto 3-4 atipico che tira benissimo. Con, eh, da tre punti con i piedi per terra, ma parte anche in palleggio con le finte. È uno che è mancino, può andare fino in fondo, e quindi un giocatore molto pericoloso eh, da marcare. Infine, le statistiche per quanto riguarda la squadra tedesca, che segna 87,3 punti di media, con Alts, Oliver e Cux, che sono i migliori marcatori. Un'altra lotta fondamentale a rimbalzo, dove la Dinamo è davvero regina, dove la Dinamo è la migliore della FIBA Euro Cup. Anche eh, Wurzburg diventa squadra molto pericolosa 38-8 di media con Olaseni, Cooks e Oliver, che sono i migliori eh, rimbalzisti. Però, davvero in questo fondamentale si possono creare tanti secondi tiri. Si può evitare la transizione offensiva degli avversari nei primi 7-8 secondi, ma soprattutto prendere inerzia, prendere energia nella partita di domani sera in casa. 23,3 assist perché è una squadra che è sicuramente. Eh, sa condividere la palla, è una squadra che gioca insieme a grandissima solidità, il playmaker Bolin che parte di solito in quintetto, non parte eh, Jordan Hulse, è un giocatore che passa molto eh, bene la palla e come detto Cameron West da guardia è un giocatore molto bravo a creare per sé e per gli altri. Ma adesso noi andiamo a vederci tutte le immagini di Würzburg. Il Banco di Sardegna arricchisce la sua presenza digitale con nuovi strumenti. Finti, il nuovo assistente virtuale guida il visitatore verso i servizi di cui ha bisogno. Sviluppiamo una strategia multicanale capace di raggiungere tutti. Banco di Sardegna, sempre più vicino.